Mi aspetto un risultato di 32 candidati alla loro prima esperienza al 99%, ma soprattutto anche quella battaglia dell'unico centrodestra esistente in questa città che ha voluto fare una corsa non soltanto di bandiera ma di visione di una città che certamente dovrà cogliere le opportunità lasciate e sicuramente metterne in campo tante altre. Un messaggio ai suoi ex compagni a questo punto? Ma il messaggio è quello che a livello nazionale che si possa ripristinare quel tavolo che da tempo viene invocato da più parti e che nello stesso tempo si ritorni ad essere quella squadra che ha fatto tante battaglie e che certamente in Fratelli d'Italia ha trovato sempre un alleato leale e coerente dall'inizio alla fine. L'elettorale ha lasciato un po' di macerie nel campo del centrodestra. Che cosa è successo e che cosa si può fare anche per ricucire per il futuro? No, macerie no, credo che ha lasciato sicuramente degli stracci abbastanza importanti rispetto non soltanto alla situazione di Catanzaro ma a tante città italiane. Noi siamo un partito nazionale con una visione nazionale che ha voluto ovviamente mettere in campo quella sinergia ma soprattutto quella volontà di un centrodestra che deve ritrovare attorno a sé coesione e soprattutto superare tante fratture che si sono registrate ad una mancata sintesi al tavolo delle trattative. A riprendere questa città c'è bisogno più di menti illuminate o di strutture? C'è bisogno di menti illuminate, c'è bisogno di strutture, però c'è bisogno dell'aiuto di tutti, dall'imprenditoria agli intellettuali, ai cittadini sani e onesti, deve essere un percorso dove la politica oggi da sola non può certamente farcela. Lei ha detto che ha sempre portato a termine i suoi mandati, ma se dovesse essere eletta ci sarà il suo impegno diretto per la città di Catanzaro? Ci sarà il mio impegno diretto, certamente, come ho sempre fatto, ho finito i mandati, li ho conclusi, anche quando ci furono insomma richieste di andare in regione alla vicepresidenza, non l'ho fatto soltanto nel caso in cui ovviamente sono rimasta fuori per una legge allucinante votata come miglior perdente alla Regione Calabria, perché ritenevo che insomma lì chi ci deve mandare non una sentenza della Corte alla quale mi sono aggrappata fino all'ultimo giorno per richiedere un diritto che era sancito dalla norma, ma i cittadini e soprattutto gli alleati. C'è un po' di delusione per come sono andate le cose, è stata forse la prima, tra le prime o forse la prima insomma ad adoperarsi, no? Per cercare di trovare una figura all'interno del centrodestra che non siete riusciti a trovare e poi insomma questa decisione finale, c'è un po' di delusione per questo. Più che delusione sicuramente c'è rammarico, c'è il percorso che si è diviso dopo tanti anni in una città che ha governato come centrodestra per oltre 20 anni, che ha avuto un sindaco espressione del centrodestra e per più volte credo sempre in quota a Forza Italia, il rammarico di un'amministrazione dove Fratelli d'Italia non è mai stata all'interno negli ultimi anni ma che intende in qualche modo non rinnegare in quel percorso di centrodestra il quale tutti abbiamo fatto parte, chi prima chi dopo, e io personalmente degli anni in cui ne ho fatto parte ne vado orgogliosa, non soltanto come espressione ovviamente di un elettorato che in me si è ritrovato ma anche come espressione di quell'assessorato alla cultura che ho retto per 4 anni. Cosa le ha detto la Meloni? La Meloni, devo dire stranamente, ha pensato molto da quando è uscita l'indiscrezione, quindi al di là di qualche voce che tende ad essere tendenziosa. Prima di dare l'ufficialità avete notato che sono passati tanti giorni, credo che abbia ancora una volta apprezzato il mio impegno, il mio senso del dovere, il mio grande amore per questo partito, per la mia storia politica, sempre dalla stessa parte, ma soprattutto è un dovere nei confronti della mia città, ma un dovere anche nei confronti di chi a distanza di 48 ore dal deposito delle liste ancora non aveva certificato un candidato a sindaco. Significa che ci sono 32 persone che avevano fiducia nella guida, non soltanto locale, ma soprattutto nella guida di Giorgia Meloni. Come valuta le coalizioni, almeno quelle più importanti, contro cui si schiererà Donato, Fiorita, Talerini, due delle quali hanno chiaramente matrici di genere. Rispetto ai candidati a sindaco ovviamente sono tutte persone di spessore, spero che questa politica, questa campagna alle amministrative volga lo sguardo nel parlare di temi politici un po' meno delle persone. Ho notato, devo dire, che da città capoluogo il dibattito dovrebbe essere sui temi, sui programmi, sulle visioni e troppo spesso invece su dossieraggi piuttosto che su attacchi ai quali non mi abbasserò mai, perché ritengo che l'avversario non è mai un nemico, è soltanto un avversario. A proposito di programma, c'è qualche punto qualificante? Ma i punti qualificanti sono ovviamente ritrovare l'identità dei quartieri che sono sempre troppo distanti dal centro storico, quindi cercare di ricucire una macchina amministrativa da mettere in piedi, cose semplici ma cose che la città chiede.
portare avanti tutto ciò che è stato inserito nei CIS, quindi la riqualificazione dei quartieri dormitori senza fare ulteriori cementificazioni, ma ripristinare e soprattutto creare per le fasce deboli, per i tanti quartieri che si sono sentiti negli anni magari cittadini di serie B, quei servizi di prossimità, che significa servizi a 15 minuti, l'identità di ogni quartiere, ricucire con ovviamente l'area vasta di Lamezia Terme attraverso una mobilità che sia una mobilità veloce, e perché no pensare anche a questo centro storico che credo possa, attraverso le chiese, monumenti, teatri e le tante eccellenze culturali, creare una rete sinergica con un ripristino, per quanto mi piacerebbe in termini di visione, anche della vecchia tranvia su Corso Mazzini.